In uno degli ultimi video abbiamo preparato insieme una mappa parkour da far provare a Kendall. Ed eccolo qua. Oddio, ciao. Cos'è questa skin? È la skin di Halloween. Dai, non ti piace? Sì, dai. Come sì, dai? Oh, è bella! Preferisco i tuoi colori blu. Vabbè, però siamo nel periodo dei morti e quindi sono morto. Va bene, morto. È fatto bene. Allora, che è sta cosa? È una mappa parkour che abbiamo creato insieme. Insieme a chi? Insieme io e Cimia. Ah, allora, guarda. Spera un attimo, fammi dare un'occhiata. Non te la spoilerare, okay, però. Ok, ok, non me la spoilerò. Ho messo tantissimo miele perché... grazie, perché sai che è il mio punto debole. Esatto, brava. So che è il tuo punto debole, quindi ho detto, ok, voglio complicargli la vita, però ti spoilerare. Va troppo. Bene, non me la spoiler. Quindi hai fatto tutto tu. Ho fatto tutto io di sana pianta. Ma perché c'è scritto la creative, ovviamente. Perché c'è scritto start in inglese? Non lo so. E poi il bello è che il cartello alla fine è finito. Tipo top. Cioè start e è finito. Cioè quindi tu hai preparato una challenge per il tuo imperatore e io adesso devo testarla. Sì, guarda che allora è un po' facile, però è anche un po' difficile. Vabbè, iniziamo, dai. Allora, vediamo. Io ti seguirò in spectator. Ok, voglio vederlo proprio questo livello di difficoltà. Vabbè, allora il primo livello ovviamente l'ho fatto, cioè normale. Ah, quindi ogni livello è fatto a colori? Sì. Ogni colore è un colore diverso. I primi tre livelli è così e poi io ho cambiato idea. Mi ho fatto un miscuglio. Senti, sì. Qua dove bisogna andare? Lì. Na, per forza. Na, na, na. Mannaggia. Non puoi fregare il maestro errore, del parkour. Il primo errore. Vabbè, è un errore, dai. Cioè, sono scivolato un attimo. Sì, una piccola svista. Oh, com'è stato fare una mappa? E sai che mi sono divertita tantissimo. Sei divertita? Mamma mia, Allora, innanzitutto. Questa mappa parkour. Mettiamo lo spawn point, va? Prima che muoio. Non ho mai detto che è facile. Sì, è stata la prima cosa che hai detto. Non è vero. Allora, devo concentrarmi. Devo solo concentrarmi. Cosa ti ridi? Che ti ridi? Godo tantissimo. Cioè, i creatori delle mappe me li immagino proprio così quando guardano i video della gente. Sì, tipo... che applaudono e fanno... Esatto. Quindi stiamo vedendo la reazione in live di... Non so se andare di qua o di là. Dietro. Qua? Proprio lì. Vedi che è arancione abbinato. Ci era siamo. Era un salto abbastanza complicato. Sono tutti fattibili, sono tutti fattibili, vero Carly? Sì. Giura. Cioè, almeno in creative sono fattibili. Ah, perfetto, volando ci credo che sono fattibili. Lo no, vabbè, fare anche... io li ho testati diverse volte perché ovviamente, cioè, dovevo un attimo capire se tutto fosse certo, fattibile. Certo, ed è certo. Fattibile, non vedo l'ora di vederti nel livello del miele. Ma porca miseria. No, vabbè, ragazzi, ma che allora, è successo, grande imperatore? Mi sono parkour. Appena svegliato. Ah, vedi che c'è sempre una scusa pronta. Non è bello, sono svegliato 3 ore. E su, però e giù, non vai, faccio parkour vai. Da un po' di tempo, un attimo. Guarda, allora ti umilio, guarda, sei pronto? Ok. Wozung. Bravo, Bodong, bravino. BDB Bong, okay. E checkpoint. Il checkpoint in realtà non funziona. Va bene, allora magari facciamo che lo metto io con i comandi, eh. Okay. Va bene, metti ogni volta il checkpoint. È qua? No. Na 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 na. Sul miele? Sì, devi finire su questo blocchettino. Ma qua. Perché mi vai, odi? Vai. Ce l'ho fatta. Grande. Ok. Io sono schifosamente scarso con il miele. Adesso sulle scale. Ma posso fare anche così? No, ehi. Rispetta il mio parkour. Ma vedi che i creatori delle mappe ci pensano a sti trucchetti. E ora come faccio? Ma ammazzo. Ammazzati così torni qua. No, devo rifare il miele. Dai, l'hai fatto una volta, maledetta, lo puoi rifare. Maledetta primavera. Che fretta. No, sai c'era. Perché è facile? Perché comunque l'hai messo molto in basso il blocco. Se l'avessi messo lassù, non ce l'avrei fatta. Potevi impegnarmi. Yopazak. Ma non ti preoccupare, guarda woots. Che troverai di nuovo il miele. Woots e woots. Bravo. Woots di putz. Bravissimo. Poi così. Ok, adesso devi girare. Maledetta con il miele. Di nuovo no. Vedi che dai, intendo. Dai, puoi prendere l'acqua qua, puoi prendere l'acqua. Grazie al cielo. Ah, hai fatto tutto il fiumiciatro. Bello. Hai visto che bellino. L'avrei voluto decorare di più, però ci ho impiegato tantissimo per fare tutta quanto sta mappa. Quanto ci hai messo? Un bel po'. Sì. 2 belle orette di registrazione, sì. Ah. Vai. Sì, vabbè. Calma e sangue freddo. Sono così felice di aver fatto un parkour non troppo facile. Guardalo come continua a cadere. Vabbè, ora non te la tirare però, Io faccio così e ciao. Hai infranto il codice puoi usare, del parkour. Puoi usare l'astuzia fino a un certo punto. E qua? No, avresti dovuto prendere lo slime. Così? Ah no, forse è vero, forse. No, è giusto, cioè, ma no, hai tagliato metà parkour. Godo. Dai, dovevi fare il giro, non vale così. Ti avevo messo qua il cancelletto apposta, perché così era difficile. Questo slime sicuro, questo sotto il moss. Chissà. Ok, questo è impossibile da fare.
Sì, che è possibile. No, dico il doppio salto sullo slime. Cioè, non so perché ci sia dello slime sull'albero. Perché dovevi prenderlo. In realtà funziona. Ma no. Sì, vabbè. Va bene anche così. No! Bravo! Perché l'ho fatto? Ma sono un cretino! Sono totalmente un imbecille! Ma quindi scusa, aspetta. Ok, dai, fai l'altro percorso. Fammi adesso vedere che cosa che te l'ho preparato. Fare. È che effettivamente si poteva tagliare, però ecco, io non l'avevo pensata tagliando la strada. Vabbè. Ehi! Ragazzi, l'avete vista? Allora, che cos'è che dovevo fare? Da qui? Ok, poi sul cactus. Ok. E poi sui tappeti. C'è uno slime. Ma non ci puoi arrivare là. Sì che ci si può da arrivare. Qui no. Dal cactus forse. Da qua non ce la fai. No, no, guarda. Sì, dal cactus. Dal cactus. E che cosa ho detto io? Quindi così devo fare? Sì, e consiglio chiudi in volo i cancelletti. No, ma dai, cioè è ridicolo. Sta roba è impossibile. Ma come è possibile? Sono felice. Guarda, guarda, ho trovato un altro bug. Dai! Point. Via. Va bene, ok, ok. Glielo lasciamo questo. Va bene. Oh, però così ti dico, sto già avendo un po' di difficoltà. Ah, bene. Sei stata brava. Grazie. Cioè, non sono tutti i salti. Allora, chiaramente la potevi fare più difficile. Facevi tutti i salti da 4 e via. E diventava difficilissimo. Invece, perché sono gentile, cioè no, ho anche no, un cuore. Sono anche belli, perché in questo modo salti solo da 4 sono noiosi. Così invece è anche più bello, vedi? Ecco, vedi che era perfetto. Sì, 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 avevi ragione. Ok, vai su. Ok, una volta qua metti devo il checkpoint adesso, dai. Qua si può mettere il checkpoint. Grazie mille, signorina. Così. Hai avuto il pass, ok? No, qua mi sa che non mi conviene far così. Forse conviene farlo di lato. E voilà. Ok, e adesso dove sei? Ciao. Sono qua davanti. Adesso minecart. E adesso in volo devi prendere il minecart. Sì, sì, sai quante ne ho fatte di mappe così? Mamma mia, mi guarda che dal bellino naso. Però attento, dovrei brava scendere in tempo. Bravo. Non è difficile, cara. Bravo. Vabbè. No, no. Maledetto bambù. Sì, c'è un problema. Ora questo? Adesso te lo rimetto io. Ah, io faccio non è automatico. No, vabbè, adesso non è che sono la creatrice divina di tutte le mappe parkour. Come prima mappa, tanta roba. Ma guarda che era qua il checkpoint, Puoi tornare. Ok, quindi mi hai rimesso il coso. Uno, due e tre. Guarda che bravo, mamma mia, mamma mia. Ma Carly, ma perché mi prendi? Sono o non sono il god? Vabbè, volendo puoi anche uscire qua, cioè puoi uscire anche 10 metri prima. Sì, vabbè, era solo per fare un po' una cosa scenica. E niente, ho già faccio. Later. Vedi? Uno e due. Tre. E quattro. E cinque. Ottimo, ok. C'è. E adesso, no, 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 non barare, non barare. Adesso bisogna cadere sulle porte. Sì, ma non ha senso. Allora qua sai cosa dovevi fare? I creatori delle mappe qua ci avrebbero messo dei blocchi invisibili, una parete. Lo so, c'hai ragione, non ci ho pensato. Uzz. Ti svelo un segreto. Ma che cacchio hai fatto? Ma? Che cacchio è stato? Anni e anni di esperienza. Ti puoi glitchare dentro le porte e le no, scavalchi. No, vabbè, non lo sapevo questa. È nuova. No, non è nuova. C'è da tipo 10 anni buoni, però. Vabbè. Va bene, lo scopro adesso. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Ah, aspetta un attimo, perché qua non riesco? Ok, su. Vabbè. Ok, e adesso ti aspetto un altro po' di miele, ovviamente. Certo. Allora, in questo salto, sinceramente, easy. Sì, easy, perché l'ho fatto easy. Ma in realtà ci ho provato tipo 40 volte e non mi è venuto. E quindi ho detto, ok, forse è il caso di farlo più facile. Questi? Ah, questi sono quelli che ho usato. Bello, geniale. Ti piace fatto così? Bravissima, questo è difficile. Mi piacciono queste cose. Brava. Ho messo un po' di spice. Allora, io poi a fine video ti darò un voto. Ok. Su tutto. Sarà meglio che sia un voto alto. Quindi il voto sarà sulla difficoltà, la bellezza della mappa e l'idea. Ok, va bene, va bene. Ok, dai, alla fine te la stai cavando col miele, nel senso, non so. Sì, ma perché cose ti ripeto, questo è il miele, tra virgolette, semplice. Il miele con cui ho problemi io sono dei salti più difficili. Va sono bene, dei salti in cui devi fare proprio al più millimetro, devi fare. Ecco, qua adesso, qua avrò problemi. Ecco, devi andare lì no, dietro, bravo. Sì. No, vabbè, sei caduto come un pollo. Questo a forza di giocare con bella faccia diventi come lui. Dai, dopo sulla lastra puoi mettere. Ehi! Oh, scusa! No, non ci credo, non ci credo, ha tagliato la mappa. L'avevo che già barone, fatto. Che barone! L'avevo già fatto, dai. Ok. L'importante è che ti ho dimostrato che so fare il salto. Bravissimo, infatti. Slime. Bello questo. Bellissimo. Ok. Primo tentativo. E adesso? Tacca, tacca, tacca. Ce l'ho fatta. Bravo, bravo, bravo. Sei quasi alla fine. Sì, lo vedo, Carly. C'ho gli occhi. Saliamo. Ok, prima che tagli di nuovo la mappa, dopo tutto il tempo che ci ho messo, devi cadere esattamente su questa staccionata qua. Sullo slime però. Sì, sullo slime e poi sulla quindi staccionata. Quindi non sui blocchi rossi. No, okay. Non si può. Ah, bello, mi hai dato pure la rincorsa. Esatto. Yabadabadu.
No, è difficilissimo questo. Sì, ci ho messo un po', però ti assicuro che viene. Ero convinto di averlo preso perfetto il calcolo, invece no. Ok, questa è la volta buona. Sì, ce l'ha. Okay. Grandissimo. E ora? Ok, adesso di nuovo slime e poi sui blocchi rossi. Vabbè, non ha senso. Dai! Non stare lì a giudicare, tu fai la mappa e basta. Ok, hai ragione. Ci siamo, ce l'ha. Si va? È finito? Che c'è scritto qua? Hai finito la mappa. Top, l'elmetto in ferro. Venite ragazzi, venite a vedere dove è messo. Non è neanche al centro della cesta. È proprio buttato lì. Cioè, almeno mettilo, vabbè. Bello. Vabbè, ti è piaciuta? Allora, vieni, facciamo le considerazioni finali. Vai, diamo i voti. Vieni, entra dentro di me, Spectator. Allora. Vai, considerazioni. Sentiamo le considerazioni. Difficoltà, 7. Oh. 7 su 10. Non è stata troppo difficile, devo dire. D'accordo. Presentazione. Beh, è un mondo super piatto, con una striscia bianca. Però ho apprezzato molto i dettagli. Tipo sto fiumiciattolo. Ho apprezzato tantissimo questa cosa del minecart. E ho apprezzato anche l'albero gigante. Un po' per variare. Quindi 8. Oh. Sarebbe stato un 10 se avessi messo anche il soffitto, in modo che sembrava proprio un percorso tutto unico, okay, senza far vedere il mondo verde tutto attorno. Okay, quindi se mi chiudevi tutto e me lo impacchettavi per bene, 10. Idea, 10. Cioè, l'idea è bellissima. Sono contentissimo di aver fatto sto parkour. Ti è riuscito molto bene, tutti i salti erano possibili. E ti assicuro che non è facile fare delle mappe, soprattutto parkour. Io ci ho provato delle volte e venivano fuori o delle schifezze o dei salti impossibili o troppo facili. Quindi tu sei riuscita a gestire bene le difficoltà, a non renderlo fastidioso, ed è stato divertente. Quindi voto totale 8,5 su 10. Dammi 9, scusami, 9 meno meno. Dai, 9 meno meno. Ok, 9 meno meno suona già molto meglio. Questo video deve arrivare almeno, ma non sto scherzando, almeno 6.000 mi piace. 6.000? 6.000. Ok, 6.000 mi piace allora e creeremo un'altra mappa... Più difficile. Più difficile, ok. Mi impegnerò di più. Questo era un test. Vai. Magari la prossima mappa la faremo super decorata con magari qualche dettaglietto in più. Ci sta. Beh ragazzi, quindi l'avete sentito, lasciate quel mi piace. Da Carly e da questa cimmia e da Kendall e tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao.